ce la faremo mai, secondo me. Questo festival è nato nel 1988 e la scommessa era portare a Birkida, in un paese che comunque è all'interno e che non ha tradizione turistica, delle persone. E pensavo anche che questo si potesse fare solamente se si riusciva a trovare una connessione tra una musica apparentemente lontana da quella che era la nostra tradizione, cioè la musica jazz, quella che io conoscevo, e il territorio stesso. E l'idea di avere delle bande da strada durante il festival è in qualche modo una continuazione di un percorso che i birchidesi conoscono bene. E quindi l'idea di portare delle bande durante il festival è proprio per ricreare quell'atmosfera che piace moltissimo. Ci sono anche persone durante il festival che magari non vengono in piazza perché non possono, perché non vogliono. Perché non... Allora noi cerchiamo anche di portare proprio lo spirito del festival in giro veramente per il paese. Primavera si facevano le feste in campagna. Si ballava queste carreras e musica, ma... Ci si ubriacava, si ballava, si poteva un po' ragionare con le ragazze e ci si ubriacava più non può. L'idea è quella di far sì che un festival come questo possa veramente essere inserito nel territorio e che quindi possa coinvolgere luoghi, persone e che si possa arricchire attraverso quelle che sono le tradizioni che noi abbiamo, tradizioni anche proprio di aggregazione. Ieri abbiamo fatto un concerto nella chiesa di San Michele, che dista 6 km da Birkida, e poi abbiamo ricreato quello che è il tradizionale pranzo in campagna che si fa normalmente durante la festa che lì si svolge in primavera, insomma. E per cui questo offre tutto sommato l'opportunità anche alle persone che vengono al festival di vivere dei momenti usando il jazz come elemento di traino per andare poi in direzioni che sono sempre diverse, naturalmente senza mai dimenticare che poi l'elemento più importante della manifestazione rimane sempre poi quello dell'ascolto, quello dell'ascoltare la musica, ma la musica può essere un veicolo poi per ritrovarsi, per conoscere degli altri, per conoscere dei luoghi, per andare in giro a vedere luoghi nuovi. Penso sempre al festival come, io lo chiamo un contenitore che può all'interno ospitare molte cose, perché poi non c'è solamente la musica, non c'è solo la poesia, ma c'è tutta la parte di arte contemporanea, ci sono le immagini, ci sono eccetera. All'interno di un festival dei plurilinguaggi, ospitato in un piccolo paese di un'isola che sta al centro del Mediterraneo. Mi rendo conto di avere nelle mani uno strumento assolutamente straordinario, perché è straordinario il fatto che uno abbia uno strumento come la tromba per raccontare se stessi, ma è ancora più straordinario avere a disposizione uno strumento che è quello di un festival, di un grande contenitore nel quale tutti sono coinvolti, con il quale racconti in qualche modo il tuo mondo, il tuo modo.
c'è una grande voglia di comunicare, c'è come dire, un'apertura, un altruismo nel voler donare questa cosa preziosissima, allo stesso tempo perché non negare che c'è anche un grande egoismo, che è quello di avere in cambio la straordinaria capacità e l'opportunità di raccontare quello che hai dentro con questo strumento che metti a disposizione. Sono arrivati i musicisti. Sta arrivando il pianoforte, Gianni, vai a vedere. Attenzione. Giù. Non spetta all'ascoltatore portarsi a casa il senso, se ne esiste uno, di tutto questo.